Siamo tutti a conoscenza di quel senso di colpa che ci assale appena finiamo di mangiare un ottimo pasto e, diciamolo, non ci siamo trattenuti. La maggior parte cerca di mantenersi in buona salute e in allenamento, mentre i media insistono con gli avvertimenti sulle calorie extra. Ma divertiamoci un po' e affrontiamo le nostre peggiori paure sulla dieta. Cosa accadrebbe se mangiassimo 100.000 calorie in un solo giorno? È possibile farlo? Senza troppi scherzi, cosa difficile per me, come ben sapete, non esiterei a porre questa domanda nel territorio delle teorie folli. Perché? Bene, cerchiamo di capire cosa rappresentano 100.000 calorie per noi. Che ne dici di 164 sandie al cioccolato? Oh! Ci sono modi peggiori per arrivare a quel numero. Ma aspetta, sto andando troppo oltre. Le calorie sono generalmente un'unità di misura usata per determinare la quantità di energia contenuta all'interno di qualcosa. Proprio come il combustibile rifornisce lo shuttle con energia, la gente usa il cibo come carburante. E il cibo è così ricco di energia che quello che di solito chiamiamo un cal, con la C maiuscola, è un kilocal, chilocalorie, che è pari a 1000 calorie. Si scopre che stiamo parlando di 100.000 calorie, ma comunque, per evitare malintesi, atteniamoci alla misura a cui siamo abituati. Un essere umano medio brucia 2500 calorie durante il giorno, a seconda delle sue dimensioni e del suo metabolismo. È la quantità di energia necessaria per far bollire un po' meno di 7,6 litri d'acqua. Questo accade perché il vostro corpo è costantemente occupato, il cuore sta pompando, c'è del cibo che deve essere digerito e il cervello, che è la parte più affamata del corpo, utilizza 320 calorie da solo durante la vostra giornata media. Immagina cosa succede quando hai un test domani e hai davvero bisogno di ripassare tutto quello che hai studiato per mesi. Non mi stupisce che gli studenti spesso sembrino affamati. È necessario consumare relativamente le stesse 2500 calorie in un giorno per mantenersi nel vostro peso forma attuale. La maggior parte delle volte questo accade naturalmente, è tutto bilanciato dal fatto che ti senti abbastanza pieno per andare avanti con la tua giornata come al solito. Ora cerchiamo di confrontare questo numero con la montagna di cibo che forma 100.000 calorie. Già, un'idea del mangiare così tanto cibo è difficile da immaginare. 100.000 calorie hanno un valore energetico pari a 159 litri di latte intero, ovvero una vasca da bagno piena fino all'orlo di latte, oppure una pizza al salame piccante di circa 30,5 metri di diametro. O, parlando di hamburger, sarebbero circa 300 cheeseburger di ragguardevoli dimensioni. Pensi ancora che sia possibile mangiare così tanto? Se sì, allora devi considerare il tuo futuro come campione assoluto nelle gare di cibo. Ce ne sono moltissime in tutto il mondo. Centinaia di persone sfidano i loro stomaci per dimostrare che possono mangiare migliaia di calorie in tempi record. Alcuni addirittura lo prendono come parte integrante del loro stile di vita e partecipano a quante più gare possibile, a volte viaggiando tantissimo. I campioni di queste competizioni affermano di aver mangiato fino a 200.000 calorie durante uno di questi tour da un concorso all'altro. Nel mese di luglio 2018, un campione ha battuto il record del mondo mangiando 19 pizze e un quarto, di 23 cm in 10 minuti. E che ne dici di 74 hot dog? È un altro record dell'uomo che ha vinto 11 volte la gara di hot dog. Un mangiatore competitivo ha dichiarato che una volta è arrivato a mangiare fino a 20.000 calorie in un pasto. È più che impressionante, ma raggiunge comunque solo un quinto del nostro obiettivo. Beh, un altro ha ingurgitato 100.000 calorie, ma in quattro diverse competizioni messe insieme. Quindi abbiamo la nostra risposta ad una delle domande. È assolutamente impossibile mangiare 100.000 calorie in un colpo solo. Potreste pensare che queste persone abbiano una pessima forma, ma preparatevi a cambiare idea. Anche se queste persone passano la loro vita mangiando regolarmente tonnellate di roba, sanno fin troppo bene quanto questo possa essere dannoso per il corpo umano. In effetti sono sorprendentemente in forma, passano la maggior parte dei loro giorni mangiando pasti piuttosto umili e facendo pesantissimi allenamenti in palestra. Bisogna contrabbilanciare la partecipazione a questi campionati. Il loro allenamento prevede anche la deglutizione di litri di acqua o mangiare quante più angurie in una sola seduta per allargare lo stomaco. E non stiamo nemmeno considerando cosa succede all'altra uscita con tutto questo cibo.
C'è una sola fregatura. Mediamente lo stomaco umano può contenere circa 3,8 litri d'acqua, ma ci sono delle controindicazioni. L'idratazione può andare bene, ma troppa acqua non è salutare. L'intossicazione d'acqua è una cosa seria e nessuno vuole affrontarla. Proprio come nessuno proverebbe a mangiare una montagna fatta di hamburger o hot dog. Ricordate, qualsiasi cosa anche lontanamente vicina agli standard di alimentazione competitivi di oltre 10.000 calorie è estremamente pericolosa e può essere affrontata solo da persone preparate. Diverse circostanze potrebbero però spingere una persona media a consumare più cibo del solito. Per esempio, gli uomini possono naturalmente mangiare più delle donne e un adolescente che cresce e matura può mangiare molto più di chiunque altro. Basta guardare le mie spese mensili per il cibo. È molto importante prendere in considerazione il peso e l'altezza di una persona. Gli atleti che bruciano un sacco di calorie durante l'allenamento possono scegliere una dieta che sarebbe eccessiva per chiunque non voglia diventare muscoloso in un breve periodo di tempo. Il fenomeno dei giochi olimpici, il nuotatore americano Michael Phelps, detentore di record in molte categorie grazie alle sue 28 medaglie totali, 23 ori, detiene un altro record in un campo sorprendente. È anche un mangiatore di livello olimpico. Presumibilmente consumava 12.000 calorie al giorno durante i giorni di allenamento. 3 uova al tegamino, pane tostato con un sacco di verdure, una omelette di 5 uova, 3 French toast, una ciotola di fiocchi di avena e 2 tazze di caffè. E questa è solo la colazione. Il suo pranzo consisteva di circa 1 chilo di pasta e 2 panini grandi. E la cena era altrettanto enorme con una pizza in cima a tutto il resto. Come ha detto l'uomo stesso dopo aver vinto un'altra medaglia d'oro, tutto quello che ha il tempo di fare è mangiare, dormire e nuotare. Nuotava 5 ore al giorno per bruciare tutto quello che divorava. Per noi sarebbe impossibile bruciare tutta questa energia. Ci sono 2 ragioni per cui Michael può. Primo, perché Michael è un atleta di primo livello. Tutte le sue medaglie parlano da sole, nessun altro al mondo può nuotare come lui. E secondo, è stato dimostrato che Michael Phelps possiede un fisico eccezionale. Il suo metabolismo è molto più veloce di quello di una persona normale. Questo significa che brucia molte più calorie della persona media, anche quando non nuota molto. Per una persona normale, qualsiasi cosa oltre 2500 calorie al giorno porterebbe ad un aumento eccessivo del peso. È così che succede. Tutto ciò di cui il nostro corpo non può fare subito buon uso verrà messo da parte per il futuro. Questo è il modo più naturale per accumulare energia in previsione di tempi difficili, un po' come i nostri risparmi accumulati in banca. Se non fosse che i nostri corpi non accettano contanti e usano lo spazio sotto la pelle come una banca. Sì, avete indovinato, sto parlando di grasso. Ogni pezzo di energia in forma organica che il nostro corpo non può bruciare o ricostruire in cose utili come i muscoli verrà risparmiato per il futuro sotto forma di grasso. Per essere precisi, ogni 3500 calorie che non sono state usate, il nostro corpo le trasformerà in 450 grammi di grasso. E visto che sappiamo già che è impossibile mangiare 100.000 calorie, andiamo oltre, avventuriamoci nella terra delle situazioni completamente ipotetiche. Il valore di 100.000 calorie di cibo sarebbe pari a 13 kg di grasso puro. Se questo sembra spaventoso, allora considerate quanto segue. Avere grasso corporeo è solo la metà del problema. I veri problemi iniziano quando circa il 10% di questo grasso si trasforma in cosiddetto grasso addominale. Questo grasso può influenzare direttamente il lavoro degli organi interni, ad esempio, può spingere sui polmoni dall'interno e causare mancanza di respiro. Una persona in sovrappeso ha anche più probabilità di avere problemi con l'equilibrio interno, sudorazione e principalmente con il cuore che pompa come se stesse per esplodere. Tuttavia è importante ricordare che siamo tutti umani. Avere un po' di piacere proibito con il vostro spuntino preferito o con il cibo spazzatura occasionale è un modo per sentirsi felici, tanto quanto mantenersi in forma e in salute. Avere un po' di grasso non è un motivo per preoccuparsi, il vostro corpo ne ha bisogno dopo tutto. E anche se hai preso qualche chilo di troppo, si possono sempre fare alcune modifiche e risolvere il problema. Qual è il pasto più grande che hai mai mangiato in vita tua? Fammi sapere nei commenti. Se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, metti un like e condividi il video con i tuoi amici. Ma, ehi, non abbuffarti subito di calorie! Abbiamo oltre 2000 bellissimi video che ti potrebbero interessare. Clicca a destra o a sinistra e ricordati di restare sul lato positivo della vita.